Gentili telespettatori, buona giornata. E così Matteo Salvini risponde alla sinistra che chiede le sue dimissioni per il caos treni di questi giorni. Anche perché hanno detto, al posto che fare il post sui nonni, vai a lavorare. Al posto di stare su internet, vai a lavorare. E questa volta Salvini si è arrabbiato, dice mai dall'alba che lavoro, l'opposizione chiede le sue dimissioni, lui dice lo dicono sempre, e Lupi dice guasti troppo frequenti, serve un piano straordinario di manutenzione. Allora, riferisca in aula, si dimetta, riconsideri le priorità, ma Salvini dice le opposizioni è da 2 anni che chiedono le mie dimissioni, perché respiro, perché esisto, perché mi alzo la mattina, per carità, fanno il loro mestiere e non commento. Il mio dovere è garantire la mobilità, quindi è dall'alba di oggi che il mio telefonino è operativo H24. Immaginatevi da stamattina che bella giornata si è preparata. Ma nel giorno così buio dei trasporti, lui dice l'opposizione, lui ha fatto un ultimo tweet dedicato alla festa dei nonni. Dicono anche sta preparando Pontida e per quello che manda tutto a gambe per aria, perché si occupa di tutto tranne che dell'emergenza trasporti. E così sono intervenuti quelli di Più Europa, del PD, vada a casa per incapacità, la smetta di fare danni. Insomma, si sono scatenati. Lui dice siamo al lavoro per risolvere il problema. Chi ha causato i disagi sulla rete ferroviaria di Roma e ha sbagliato, oggi ne dovrà rispondere. I problemi vissuti da migliaia di viaggiatori sono inaccettabili. Allora, che cosa è successo? È successo che un operaio con un grosso strumento ha tranciato un cavo che ha mandato in tilt tutto. Perché questo? Perché, allora, Salvini, da quando è al Ministero, sta cominciando a fare tutti quei lavori che erano bloccati, fermi da molto tempo. Quindi ha aperto tutti i cantieri. Aprendo tutti i cantieri c'è gente che lavora e ci sono disservizi e disagi enormi, proprio perché Salvini sta cercando di riammodernare la linea ferroviaria e di riportarla a un livello accettabile dopo anni di mancata manutenzione e abbandono. E pertanto sta cercando di fare tutto quello che non è stato fatto prima, e questo porta dei disagi. Dei disagi non perché lui non lavora e sta pensando a Pontida, ma proprio perché sta lavorando. Un altro fatto, il tweet sui nonni. Come vi dicevo in altri video, i politici, i capi politici, non sono loro che effettivamente e fisicamente scrivono sui social. I loro partiti, come la Lega, paga delle persone che seguono i social per Salvini, ma seguono anche internet, insomma, seguono tutto quello che succede di giorno e poi lo riferiscono a lui. Il tweet sui nonni, per la festa dei nonni, non l'ha fatto Salvini, l'ha fatto qualcuno dei suoi che si occupa di gestire i suoi social. Naturalmente lui avrà dato qualche indicazione, fare il tweet sui nonni, dire che io riconosco nei miei nonni, bla 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 bla, e c'è qualcuno che si è messo lì a fare il tweet. Quindi non l'ha fatto lui manualmente. Voi direte sì, però ha telefonato a qualcuno e ha detto fai quel tweet, e quindi ho capito, ma in una giornata di lavoro voi non potete metterci 1 minuto e mezzo per telefonare a quelli che si occupano dei social dicendogli fate questo tweet o questo post? Quindi è infantile e sciocco dire che uno non può chiamare uno per fargli fare un tweet sui social, perché allora non sta lavorando, dimettiti. E Salvini dice vabbè, loro fanno la propaganda, non dico niente, però insomma alla fine non ce l'ha fatta più e dice ma io sto lavorando, è da stamattina all'alba che sto lavorando. Naturalmente, come vi dicevo, i disagi sono dati dal fatto non che Salvini, come dicono a sinistra, lavora 2-3 ore al mese al Ministero, non è assolutamente così. Matteo Salvini quando fa un lavoro lo prende sul serio,
vi ricordate, al Ministero dell'Interno per prendere il suo lavoro sul serio, è finito a processo. Hanno dato poi la sinistra l'autorizzazione a procedere e adesso rischia anche 6 anni di galera per aver fatto il suo lavoro. Quindi Salvini, quando lo metti a fare un lavoro, lo fa. Non lavora 2-3 ore al Ministero al mese, ma lavora proprio al Ministero e il suo lavoro come Ministro dei Trasporti lo sta realmente facendo. Comunque gliene hanno dette di tutti i colori. I deputati 5 Stelle dicono disguidi, ritardi, guasti, disagi, solo un leitmotiv che va avanti da mesi. Quando hai un ministro e di fatto si occupa di trasporti circa 2-3 ore al mese, le conseguenze poi sono queste. Il leader di Noi Moderati, Lupi, insiste per una riflessione da parte del ministro delle Infrastrutture, un piano straordinario di manutenzione. Anche Lupi, diciamo che non ha messo a fuoco qual è il punto. Lupi, di Noi Moderati del centrodestra, dice: Salvini faccia una riflessione e faccia un piano di manutenzione straordinaria. Questo è proprio il piano di manutenzione straordinaria, Lupi. Salvini sta facendo delle manutenzioni straordinarie che prima non si erano fatte ed sono proprio queste manutenzioni straordinarie che provocano questi disagi. Non che i disagi sono provocati perché Salvini non lavora e allora dovrebbe pensare a fare un piano straordinario di manutenzione perché la linea si blocca, perché non c'è manutenzione. No, la linea si blocca perché fanno i lavori di manutenzione. Anche nel centrodestra vedete questo Maurizio Lupi, che non ha mai capito chi vota questo partito, Noi Moderati. Un giorno conoscerò qualcuno, dice: io voto Noi Moderati, e se un giorno lo conoscerò gli chiederò: perché? Perché lo fai, disperato elettore? No, come quella canzone degli anni 90, no? Cos'era, Medeo Minghi? Perché lo fai? No, chi era? No, era, come si chiama quell'altro cantante? Non mi ricordo. Marco Masini, perché lo fai? Ecco, un giorno chiederò, se incontrerò mai un elettore di Noi Moderati, gli chiederò: perché lo fai? Perché li voti? Cosa ti passa per la testa? No? Quale profonda riflessione mi puoi riproporre per convincermi a votare noi moderati? Forse la parola moderati, dici: io voto per la destra ma moderatamente parlando. Va bene, a parte gli scherzi, che poi non è tanto uno scherzo, perché davvero non ho mai conosciuto in vita mia nessuno che voti per Noi Moderati di Maurizio Lupi. Boh. Eppure dai miei calcoli dovrebbe avere qualcosa come 130-140 mila voti. Due stadi di San Siro pieni di gente che vota Noi Moderati. Ma mistero. Arrivederci a tutti e grazie. Ci vediamo al prossimo video.